No, Dio! Non ci credo! Vabbè, ma che... Madonna! Ciao ragazzi e benvenuti sul mio canale. Olè! Wix mi ha spedito un altro pacco ed è anche abbastanza pesante. Chissà che cosa c'è dentro, ma chi lo sa? Chi lo può immaginare? Cosa mai ci sarà dentro questo pacco meraviglioso? Ok, prima di entrare nel vivo del video vorrei fare una piccola premessa. Per chi non lo sapesse, Wix è il punto di riferimento in Italia per il mondo di Harry Potter, il mondo fantasy, delle serie TV come Il Signore degli Anelli o Game of Thrones, Stranger Things e così via. Si occupa anche di abbigliamento e di gadget. Infatti, questa è una delle loro magliette. Ho scelto quella di Severus Peter perché è il mio personaggio preferito. After all this time, always. Ragazzi, che ve lo dico a fare, è una maglia veramente bellissima. Se vi piace, potete trovarla sul sito. Vi ricordo che avete diritto ad uno sconto su tutti i prodotti del catalogo Wix se andrete ad utilizzare il mio codice sconto, che lo troverete qui in sovraimpressione. Questo non farà altro che supportare il mio canale e tutti quelli che sono i miei contenuti. Ma adesso bando alle ciance, andiamo subito ad aprire questo pacco. Allora, e ci risiamo. Vediamo che cosa ci ha spedito Wix. Anche perché io non lo so, loro mi hanno spedito il pacco, ma io non so cosa c'è dentro. E questo è il bello. 3, 2, 1. Uno. Madonna, ma quante roba c'è? Spero più che altro di non aver fatto danno. Via, al solito questa non c'è più. Uno, due, tre. Wow, oddio. Allora, una busta gialla. Una busta gialla che... Una busta gialla. Una busta... Ah, ho toccato una cosa molto familiare. Ok, questo l'apriamo dopo. No, Dio! Non ci credo! Vabbè, ma che... Madonna! Allora, ragazzi, mi hanno mandato un libro delle ricette fantastiche dove trovarle, vedete? Tratto dal magico mondo di Harry Potter, Norri Lemon. Questo era uno dei libri che io ho sempre voluto, ma che non ho mai trovato. Grazie, è bellissimo, ci sono tutte le ricette, vediamo. Pozione polisucco, ricetta originale dei Tudor della Burro Birra. La Burro Birra, c'è, ragazzi, vedete? Allora, facciamo una cosa, lasciatemi un commento qui sotto adesso, proprio mentre state guardando il video, se vorreste vedere nei prossimi video una ricetta tratta da questo libro. Purtroppo ancora non sono potuto andare agli studios di Harry Potter e molti miei amici che ci sono andati mi hanno detto che lì fanno la burro birra. Però io ancora non l'ho mai assaggiata, quindi questa potrebbe essere una valida ragione per farla in casa. D'altronde siamo tutti in casa, quindi è anche un motivo valido per passarci il tempo con le ricette di Harry Potter. Torta di Hogwarts! Eccola! Ragazzi, che ne dite? Ci diamo alla cucina di Harry Potter. Fantastica questa cosa. Strudel fantastico come mangiarlo. Budino babbano, budino di ricotta e miele, torta di compleanno al cioccolato di Hagrid. Questa è la torta di Harry Potter. Quando nel primo film della pietra filosofale Hagrid entra, spanca la porta e gli consegna la torta di compleanno ad Harry. Mamma mia. No, ragazzi, facciamola, facciamola, vi prego. Questo è ricette fantastiche e dove trovarle, tratte dal mondo di Harry Potter. E sicuramente le farò, le farò, le faremo insieme. E c'è anche allegato, perché se non sbaglio fanno parte della stessa collana, no? E infatti fanno parte della stessa collana ricette dal sottosopra di Stranger Things, che è allegata. E troverete anche quelle di Game of Thrones per tutti gli appassionati della saga, che a me piace un botto tantissimo. Ricette dal sottosopra, direttamente dalla serie Netflix di Stranger Things. Vediamo che tipo di ricette ci fanno qui. Ah, c'è addirittura l'indice con tutte le ricette: salato, waffle salati, dolce, waffle dolci, la casseruola di mamma. Ingredienti. No, vabbè, ragazzi, me ne vado di testa. Polpettone, fagiolini e purè. Sono proprio quelli della serie TV. Patatine fritte divine. Panini Eggo di 11. Panini waffle. Waffle al bacon, panino waffle alla melma verde, sciroppo allo zenzero, ciliegie sotto asciugamano. No, raga, questa la dobbiamo fare subito. Guardate che meraviglia. Vi è familiare tutto questo? Sono fatti a mo' di pancake o di cupcake. Pancake. Ditelo veloce. Cupcakes. Cupcakes di Natale. Pancakes. Oh, è tosta. Come dicevano George e Fred Weasley, vi sfido a dirlo 10 volte di fila. Io direi che anche questa ci possiamo fare dei video insieme, se vi va, sicuramente li faremo. Poi vediamo cos'altro c'è. Ok, questa busta. Ragazzi, dal colore io già sto capendo cos'è. Oddio, è lei. Questo è un pezzo che mi manca. Io ringrazio veramente infinitamente Wix. È quella vera, è quella originale del film. La sciarpa di Serpeverde, questa io non ce l'avevo, questa mi mancava perché io ho il maglione di Serpeverde. Se vi ricordate, nell'altro video unboxing avevo il maglione di Serpeverde, però adesso che fa caldo, perché comunque è arrivata quasi l'estate, io sono a maniche corte. Infatti, ho subito preso una delle loro magliette di Severus Piton, che è una delle più belle che hanno. Eh?
Con queste ci faremo sicuramente anche delle bellissime foto. Non rimane che aprire la busta. Apro la busta. Coraggio, Nagini. Va bene, basta, andiamo ad aprire. Oh Dio, il mio tesoro. Allora, come mi avevo... Aspetta, calmiamoci un attimo. Ok, dentro la busta c'era anche lo stemma di Hogwarts. Come vi dicevo, Wix non tratta soltanto del mondo di Harry Potter, ma tratta tutto del mondo fantasy, delle serie TV e quant'altro. Avete visto il libro ricettario di Stranger Things, di Harry Potter, va bene? Ma c'è anche il Signore degli Anelli, che io amo alla follia. Mi hanno dato... Questa non capisco se è una collana... Comunque è pungolo. Apriamo subito. Esatto. È il ciondolo di pungolo. Ragazzi, ma è bellissima. Questa me la metto subito. E infine... Come ultimo, ma non per importanza, l'anello del potere del Signore degli Anelli. L'anello di Bilbo e di Frodo. Anche questo è un ciondolo. Vediamo com'è. Ma è fatto benissimo. È fatto da Dio. Peraltro, non so se tutti lo sanno, ma fra questo e questo non è che ci sia tanta differenza. Io non so se tutti lo sanno, ma il doppiatore italiano che ha dato la voce a Sméagol Gollum e alla voce a Severus Piton è la stessa. È lo stesso doppiatore, parliamo di Francesco Vairano. Quindi comunque, vedete che ci sta, c'è qualche abbinamento. Comunque è veramente, veramente bello. Molto, molto bello. Va bene ragazzi, siamo arrivati alla fine. Io vi ringrazio per aver visto questo video, per essere arrivati fin qui. Spero vi siate divertiti ad aprire questo pacco insieme a me. Io mi sono divertito tantissimo, anche perché non sapevo nulla di quello che avrei trovato all'interno. Anche perché ho avuto tantissimi bellissimi, bei regali da parte di Wix, che ringrazio. Grazie Wix. Non mi rimane che salutarvi e per chi non l'avesse ancora fatto vi invito a seguirmi sulla mia pagina Instagram, dove pubblico ogni giorno delle immagini personalizzate a tema Harry Potter. A me fa tanto piacere se ci vediamo lì e ci vediamo al prossimo video. Potete seguire sia me che Wix tramite Il Mondo di Harry Potter o Giovanni Belardi. Troverete tutte le informazioni. Se siete curiosi di sapere e di vedere tutti i prodotti del mondo di Harry Potter, del mondo fantasy o di comunque delle serie TV come abbigliamento e gadget, vi invito a visitare la pagina di Wix. E per il resto ci vediamo al prossimo video. Ciao!